Eccoci qui, bentornati, nuova puntata, nuova avventura, ma abbiamo anche, anzi anche oggi, ma abbiamo per tutta la settimana, abbiamo il nostro rappresentante del pubblico, Marco. Ciao, buonasera. Eccolo qua, bello questo look. Ti ringrazio. Sta molto bene. Hai qualcuno che ti consiglia? La mia compagna Romina mi consiglia su molte cose, io l'ascolto ormai. Non l'ascolto. L'ascolto, altrimenti dormirei fuori sullo zerbino. Ah, no, ma in realtà fate bene ascoltare le compagne, perché di solito quando una donna ti dice se stai bene o no, credici, perché è vero, infatti, vedi? Brava. Grazie. Romina. E saluto Luis Landrini. Eccolo qua. Ascolto le sorelle. Ascolti le tue sorelle, giusto? Quanti siete voi in famiglia? Siamo in quattro, tre sorelle. E tu sei l'unico beato tra le donne? Sì, il più piccolo tra l'altro. Pure, quindi viziato, coccolato. Più o meno. O le difendi tu tutte? No, abbiamo un rapporto bellissimo tutti in famiglia, quindi non c'è rivalità. Meno male, quindi sono loro che ti consigliano per il look? Sì, più o meno, poi alla fine decido sempre io. Alla fine comunque decidi tu, mi sembra corretto, giusto Luis? Allora, quest'oggi ci canti qualcosa all'inizio o niente? No, sorpresa. Oggi no, perfetto. Bene, adesso diamo il benvenuto invece a Luana e Francesco, bentornati. Ciao. Allora, riavvolgiamo un attimo il filo o il nastro della vostra storia d'amore. Quindi ci avete raccontato, insomma, come è avvenuto, cioè, la richiesta, la proposta di matrimonio, inginocchiato davanti a tutti a Zurigo, in mezzo alla folla durante il mercatino di Natale, ma... Dov'è stato il primo incontro? Dov'è che sta scattata poi la scintilla? Rispondi tu? Non lo so, uno a te, un po' uno, un po' l'altro. Sentiamo la versione femminile, poi, o prima quella maschile? Non lo so, ma fra... In Ticino. Almeno il posto quello è uno. In Ticino, ok. Vai avanti tu? Sì, confermo. Meno male che ha confermato che siete conosciuti. Dice, pensa avesse detto no, in realtà... È stato a casa di mia sorella. A casa di tua sorella? Sì. Come mai? Perché lui era allora era un collega di lavoro di mio cognato. Si trovava a dare un passaggio, lui aveva dato un passaggio a mio cognato quella sera, era un venerdì sera, io mi trovavo ad andare a casa di mia sorella e ci siamo incontrati. Quindi Galeotto fu il passaggio. No, che... è stato un bel caso. Ma scusa Francesco, cioè poi tu hai visto Luana? Non l'avevi mai vista, perché tu appunto, no. Quindi lavoravi col cognato. Sì. Mai vista, niente, sei capitato, e quando l'hai vista? Che hai fatto? Uno sguardo languido? Che hai fatto? Ho cercato di mascherare dopo qualche mese. Come hai mascherato? Perché hai dovuto mascherare? No, di non farmi accorgere troppo, perché era la prima volta che la vedevo, non volevo subito... Perché in realtà tu eri già, cioè ormai avevi già palpitazioni, sudorazione. Timidissimo. Ti sei presentato, cos'è che ha detto la prima cosa? Si è presentato con gli occhi bassi, così. Occhi bassi, ciao. Così. Così, occhi bassi, ho capito. Vabbè, e poi, poi dopo ci dite il resto, ok? Va bene. Quindi teniamoci sulle spine, teneteci sulle spine. E adesso do il benvenuto, invece, allora, dopo la risposta elvetica a Tutti pazzi per la spesa, non so se lo conoscete, è un format americano, consiste nella raccolta di tanti coupon e riuscire a fare la spesa senza spendere. Allora, sentiamo la risposta elvetica, prego. Eccolo qua. Allora, io volentieri ti... sembra un po' il bancone del bar, effettivamente. Sì, manca la cameriera, però. Vuoi fare la mia cameriera? Guarda, tra tutte quello che abbiamo proposto, mancava quella. Carino, però no. Però sì, no, ti verserei volentieri un po' di birra. Però partiamo dalla mia presentazione, perché ho detto che voi siete un po' la risposta elvetica. Tu lo conosci quel format americano? L'ho già intravisto. Tutti pazzi per la spesa. Voi com'è che avete declinato questo hobby? Diciamo che sono più io il patito dei coupon, di fare tutti i concorsi inimmaginabili al mondo. E quindi sia online, raccolte, così. Mia mamma già da piccolo mi ha un po' istruito, cruciverba, coupon da imbucare, così. E dopo
Quante ore al giorno dedichi quindi ad iscriverti a concorsi, cioè a partecipare? Adesso un po' meno, devo dire, perché ho un po' più di impegni casalinghi con i figli, così. Però non lo so, magari lei hai coinvolto la famiglia. E i miei bimbi spesso mi dicono: papi, cosa hai vinto questa settimana? Però non si vince più tanto, c'è crisi. Ah, c'è crisi anche lì. Sì, sì. Ma più o meno quanti concorsi partecipi alla settimana, per darmi idea? Online, una ventina. Una ventina online. E quindi qua ci colleghiamo con Mimmo. Ciao. In diretta da? Da Rio de Janeiro. Oh, e voi siete andati lì insieme, è stato un viaggio, ma un viaggio premio. Esatto, Angelo con una nota marca di birre. E per quello, ecco perché. Ma questo è legato ad altro, poi. Ah, ok, dopo me lo dite, quindi. Insomma, ha vinto il premio, ha portato te in vacanza. Esatto, siamo stati fortuna. Un full immersion a Rio, 3 giorni, più viaggio che ho capito, visto, quindi una toccata e fuga. Esatto. Va bene, adesso siamo pronti, si parte, quindi passaporti in tasca. Ci accompagna nelle isole caraibiche, quindi partiamo subito. Angelo Mimmo, sì. È stato il brano ufficiale di che cosa? Mondiali di calcio, giochi olimpici. Mondiali, mi sembra. Ma è mondiali, sembrava. Mondiali. Sì, mondiali. I suoi ritmi travolgenti e la grande popolarità raggiunta da Ricky Martin negli anni 90 hanno fatto designare il brano come canzone ufficiale dei mondiali di calcio tenutisi in Francia nel 1998. Ottimo inizio. Luana Francesco, che cos'è l'alu pai, l'ingrediente principale dell'alu pai, cioè l'alu dell'alu pai? Patata o cavolo? Cavolo. 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 L'alu pai è un tipico involtino della cucina di Trinidad e Tobago. L'impasto morbido e fritto avvolge diversi vegetali, tra i quali l'alu, cioè la patata. Torniamo, Angelo e Mimmo. Quante delle 700 isole dell'arcipelago delle Bahamas sono abitate? Una, 30. Oh mamma. 30 almeno, no? 700? Sì, penso, 700 direi anch'io. Però, dai, proviamo 30. 30, sì, dai. La più estesa si chiama Andros e ha una superficie di quasi 6.000 km quadrati, è una delle 30 isole abitate del paese ed ha sola è più grande di tutte le altre isole messe insieme, molto bene. Ma quindi spiegatemi meglio il Brasile, com'è andato? Voi siete, appunto, tu sei sposato con figli anche tu, Mimmo? Single. Sei single, quindi tu hai festeggiato? A suo tempo non mi ricordo. Ah, vabbè. Mi sa che non eri single. No, al tempo no, niente, fa niente. Però vabbè. Festeggiato abbiamo festeggiato. Però avete festeggiato, ma sì. Quindi... al tempo, com'è che è andato? Cos'è successo poi in Brasile? Ma beh, ci hanno fatto fare dei bei giri turistici, Cristo Redentore, Maracanã. Maracanã, era ancora il vecchio Maracanã, non ristrutturato. E poi abbiamo visto balletti di capoeira, Copacabana, Ipanema, un po' sì. Tutte le cose classiche. Cioè, le cose abbiamo fatto io. Proprio il giro turistico brasiliano doc, diciamo. Allora, partecipi più o meno a 20 concorsi online. Quante vittorie su 20? E lì non posso dirlo perché l'ufficio tassazioni... Quindi niente, segreto. Non ne vinto. Ah, niente. Segreto, va bene. Allora, Marco, tu invece dov'è che hai conosciuto... No, scusami, dov'è che se partecipi a dei concorsi online o no? Io non ho mai vinto niente, mi ritengo sfortunato, però fortunato in amore. Allora, Ella! Stasera entro a casa. Bravo, almeno stasera entro a casa. Ma senti, dov'è che hai conosciuto Romina? Perché qui Galeota fu la cena in famiglia. Romina l'ho conosciuta in un bar a Lugano nel 2016. Quindi Galeotto fu l'aperitivo. Sì, ci ha presentati un amico in comune. Un amico in comune. Il problema è che lunedì, 2 giorni dopo, non si ricordava più di me. Quindi, insomma, non avevi proprio lasciato il segno. Però dopo, meno male. Allora, andiamo avanti. Luana Francesco, quale primato nelle Americhe detiene la capitale dominicana, Santo Domingo? Città fondata più recentemente, più antico insediamento europeo. Più antico insediamento europeo? Più antico insediamento europeo. Fondata a fine 400, pochissimo tempo dopo la scoperta dell'America, si tratta del più antico insediamento permanente europeo nelle
oggi conta più di 1 milione di abitanti, la sua area metropolitana è la più popolosa dei Caraibi. 6.000, Angelo, Mimmo, Luana, Francesco, 4.000 e andiamo in Europa. Feel my way in through the darkness. Don't get a pound being home. I can say I'm being a jerk in the lid, but I know where to start. So in me a plenty of time over. When I rise and when I fall down, always got my spider in myself tonight. Parte di gioco, ovvero in Scandinavia, volevo sapere invece il boccale di birra. No, il boccale riguarda un soggiorno linguistico che abbiamo fatto. Sempre voi due insieme. Noi due più altri due amiconi della compagnia nel 95. Siamo andati a Monaco di Baviera 4 mesi a studiare, si fa per dire, il tedesco. E infatti era quello che stavo dicendo, perché come souvenir boccale di birra, quindi appunto, direi che... E quindi poi siamo andati da settembre a dicembre, quindi c'era l'Oktoberfest. Che casualità, quando avete detto che periodo volete, appunto, è proprio quello. Sì, e quindi diciamo che 3 settimane abbiamo studiato altro. Ecco. E abbiamo preso un souvenir. Un souvenir che hai preso anche tu, Mimmo? Sì, abbiamo tutta la serie. La serie avete? Di Mass. Ah, però. Quindi avete imparato qualcosa a fine in tedesco? Sì. Yeah. Cosa sai dire? Angelo, cosa sai dire? Ich liebe dich. No. È quello? Sei un uomo romantico, Mimmo? Abbastanza. Quindi ich liebe dich va bene? Sì, un po' scontato, però. Un po' scontato. Vabbè. Adesso non è che inizia subito a vada delle. Cioè, non è che uno dice subito e canta delle poesie subito, no? Allora andiamo, mano ai pulsanti. La prima domanda vale 2.000 franchi. Che cos'è il tipico piatto scandinavo? Flatbread. Salmone affumicato, pane croccante e zuppa d'avena. Pane croccante? Sì. Va bene? Ah, ok. Per la precisione, originario e tipico della Norvegia ed è un tipo di pane secco, croccante e molto sottile. Simile al pane Carasau, bene. Francesco, non ti ho chiesto, tu ti trovi lì, mi ricordi dove? Isole Canarie. Canarie, sì. Come mai lì? È stato il luogo del viaggio di nozze con Luana 3 anni fa quasi ormai. Sì. Ah, è stata la cornice del vostro amore. Esatto. Lì su quegli scogli, non lo so, hai così proclamato a gran voce l'amore per Luana? Sì, anche perché questa è una delle spiagge che ci è piaciuta di più, Praia del Papagaio, sì, che unisce la rocciosa montagna al mare, un posto favoloso. Ma tu hai urlato Luana? No. No. No, non proprio. Non proprio. Pensavo anche lui alla birra. E come pensavi anche tu alla birra? Ma insomma. Nero Monaco, però caldo. Giustamente bisogna idratarsi, certo. Certo, certo. Allora, andiamo avanti. Mano ai pulsanti. In quale materiale è realizzata la statua della Sirenetta di Copenaghen? Vetro, bronzo, marmo. Bronzo, penso. Bronzo o marmo? Prova di bronzo. Bronzo, va? Sì, bronzo. Il simbolo della città è stata realizzata nel 1913 la figura protagonista della celebre fiaba di Hans Christian Andersen. In bronzo, sì, molto bene. Allora, siamo ad una situazione di 9.000 Angelo Mimmo, 6.000 Luana Francesco. Potete ovviamente recuperare ancora mano ai pulsanti. La prossima domanda vale 4.000 franchi. Quanti titoli del grande slam ha vinto in totale Bjorn Borg? 11, 15, 19. Francesco. Allora, ragionando, pare che ne ha vinti di meno di Roger Federer, dovrebbe essere 11. 11? Sì. Sicuro? Sì. Ti fidi poco di tuo marito di solito? Sempre sì. Di lui è abbastanza insicuro, però sì. Qui, la sicurezza la metti tu invece? A volte sì. Ho capito, ma mi sembra che siete un po', cioè, simili in questo, perché anche... No, Francesco. Almeno sui quiz, sì. Va bene. Comunque, il tuo ragionamento non fa una piega. Benissimo, sì. Tra il 1974 e il 1975.
1981, 6 a Roland Garros e 5 consecutivi a Wimbledon. Bene, quindi ultima domanda, questi 5.000 franchi sono fondamentali per andare in finale. A Stoccolma è possibile visitare il museo di quale gruppo musicale? Roxette, Bee Gees, ABBA. Direi ABBA. No, mi sembra anche a me, però... Volete cantare una canzone degli ABBA anche? Mamma mia. Fernando. Mi ricordo Fernando, ma... Mimmo, volevi aggiungere qualcosa? Va benissimo così. Allora, a Stoccolma ci sono moltissimi musei, più di 70. Tra questi non poteva mancarne uno dedicato al gruppo musicale svedese più famoso di sempre, gli ABBA. Molto bene, quindi siete in finale con 14.000 franchi. Luana Francesco, ci vediamo domani. Ciao. Stessa spiaggia, stesso mare, Francesco. Bene. Allora, eccoci qua, 14.000 franchi, 8 domande, 120 secondi. Che si fa con questi soldi? Si possono fare tante cose, sicuramente una cenetta con i due compagni di merenda dell'Oktoberfest. È una cenetta, cioè ci stiamo con 14.000 o andate stretti? No, non so come siete abituati. No, dai, ce la facciamo. Ce la facciamo. Sì. Più che cosa? Poi ognuno 50-50, ognuno fa quello che vuole. Lui è più da montagna, io sono più da mare, quindi vediamo un po'. Ho capito. Mimmo, tu? Ma un bel viaggetto sicuramente non ci starebbe male. Per conto tuo? Beh, non con Angelo. Ah, ecco. Perché... grazie. Quindi, no, perché non con tutti tranne che con Angelo. Tu dici, è bastato il Brasile? No, perché la moglie chiaramente non ci tiene ad andare con lui, quindi... E ci mancherebbe. No, perché costa anche di più il viaggio in quattro che da sé. E certo. Va bene, ragazzi, allora, pronti? Ovviamente sei qui in studio, tu sei il portavoce, ma il gioco si fa insieme, è un gioco di squadra. Okay. Allora, se siete pronti direi che possiamo partire, quindi tempo. Quale capanna si trova un'altitudine maggiore, Cadagno o Tamaro? Mimmo. Cadagno. Il nome di quanti cantoni si scrive nello stesso modo nelle quattro lingue ufficiali, uno o due? Io direi due, Mimmo. Tu? Sai che non lo so. Vai quello che tu senti. In quale ambito si è distinto Vincenzo Vicari, fotografia o medicina? Fotografia? Così a... Fotografia. Con quale salsa viene servito il Riz Casimir nella classica ricetta svizzera? Agrodolce, al curry o barbecue? Il curry, mi sembra. A me mi suona più il curry. Prova, sì. Curry. Chi è l'attuale direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia del Canton Ticino? Cristian Vitta, Claudio Zali, Norman Gobbi? Vitta. A quale valle è dedicato il Tallero d'Oro 2020? Verzasca, Bavona, Maggia, Blenio? Mimmo. Non saprei. Bavona. Prova. Viene Bavona. Proviamo. Bavona. A Zugo come viene inaugurata la stagione delle ciliegie? Gara di tiro alla fune, sfilata di Guggen, ballo travestiti da ciliegie, corsa con scale di legno. Tiro alla fune, forse? A me viene corsa con scale di legno. Però... Sì, corsa con scale di legno, bravo. Corsa con scale sugli alberi, se ci dici. Quante coppe svizzere ha vinto il Football Club Lugano? 1, 2, 3, 4, 5, avete 20 secondi. Mi sembra due. Due anche a me. Mi sembra. O due o tre, ma mi sembra due. Vai, due. Due. È finito. Fine del vostro percorso, ben arrivati. Speriamo che è andata bene. Allora, direi che non ci resta che fare una cosa, verificare per 14.000 franchi. Allora, domanda numero uno, qui vi ho visti belli sicuri e tranquilli. Tu mi hai detto il mare, lui più, e invece Mimmo la montagna, quindi tu di capanne te ne intendi? Ma amo tutte e due, il mare e la montagna, però sì, da qualche anno frequento molto la montagna. Quindi le capanne... Sì, Cadagno so che su 2000... Sei stato? Sì, non a dormire però, sì, il Tamaro... Dimmi. Penso che è più basso. Mi sembra il Tamaro. Allora, la capanna Cadagno è a 1987, mentre la capanna Tamaro a 1867. Bravi! Era lì, appunto. Bravi. Domanda numero due.
questo. Ditemi quali vi vengono in mente. Non era uno, mi sa. Neanche uno mi viene in mente. Ti dico la verità, adesso in questo momento neanche a me. Uri è vero. L'altro? Gallo, no, Grigioni. Mi sa che è l'unico, Svitto? Losanna, no? No. No, allora, Svitto, vero? No. Diccelo te. L'unico è il Canton Uri. Ecco. Primo errore, 7.000 franchi. Attenzione, domanda numero 3.